abbiamo degli argomenti ancora importanti da discutere. Ecco, ringrazio la nostra Annalisa Strada che ci ha fatto dei libri importanti e di fatto oggi modera insomma questo incontro, e Andrea Franzoso che ha tante belle esperienze di vita vera da raccontarci, di fenomeni importanti legati a, diciamo, ai ragazzi, come siamo stati tutti, a difficoltà che possiamo avere, ma anche il riscatto che è necessario per l'aiuto di tutti nelle comunità di ottenere. Insomma. Mi fermo qua, grazie e poi ci sarà anche dibattito. Grazie. Allora, la cosa bella è che l'autore parlerà per ultimo, vi rendete conto, vi sta aspettando da un quarto d'ora di parlare, anzi di più, e Mario adesso gli tolgo la parola ancora 5 minuti, perché sono molto contenta di incontrare e moderare Andrea, perché ci siamo incontrati per caso qui, ma in realtà nei nostri video ci siamo incrociati più volte, tra editor, case editrici, redattori, ci siamo ritrovati ad essere spesso prossimi senza mai incrociarci. E giusto nell'incontro che si è tenuto alle 17.30 poco fa con Stefano Zavagni, ha sottolineato una cosa importante. Lui diceva che l'economia a un certo punto si è staccata dall'etica e raccontava, più argomentando storicamente come soltanto lui sa fare, questo distacco, trovando nelle cooperative una forma di ricongiungimento. E questa necessità di un'etica in un sistema cooperativistico che riguarda proprio l'individuo, quindi l'esistenza dell'uno in funzione del tutti e di tutti in funzione dell'uno, è una cosa che nel tema che Andrea tratta rientra tantissimo. Le questioni delle scelte individuali, le questioni del riscatto, le questioni di prendere con determinazione una posizione e di pagare anche il prezzo che quella posizione comporta pur di attestare un principio di giustizia. Ti stai riconoscendo in quello che dico? Sì, sì, modello, perché sapete, spessissimo uno legge i libri, ci legge qualcosa che l'autore non intendeva metterci, però tu eventualmente hai facoltà di replica. Ok. E questo è una cosa che mi incuriosisce sempre, è che gli autori sono queste persone che ti dicono come fa a scovare queste idee. E Andrea non solo scova le idee, ma spessissimo se le hai vissute sulla propria pelle o le hai incontrate nella propria vita reale. Quindi io vi invito non soltanto ad andare senza dubbio a cercare questo libro di cui parliamo stasera, che è un bullo, ma a studiare anche l'altra produzione di Andrea, perché è tutto molto coerente nella sua produzione, pur diversificato con stili e registi differenti. Quindi Andrea, adesso che ti ho fatto questa presentazione, ti tocca raccontare come hai incontrato la storia di Daniel Zaccaro, oggetto giusto, ricordo, Zaccaro, lo ricorderò Zaccaro sulla prima A, che perché questa è una storia vera e che ha subito soltanto i due tocchi necessari per essere pubblicabile, perché ovviamente non poteva diventare una cronaca, ma doveva mantenere questo sapore di romanzo. Vai, che ti ascolti. Grazie intanto, grazie a tutti voi che siete qua, buonasera. E anche per me è stata una grande sorpresa incontrare Annalisa Strada, e cioè questa moderazione improvvisata, no? Questo è bellissimo. Grazie. Allora, sì, anch'io, anche come autore, io sono nato per caso, no? Perché dico una parola in più rispetto a quello che diceva Annalisa. Il mio primo libro è stato pubblicato 5 anni fa, tra l'altro proprio. La prima presentazione l'ho fatta, il primo libro è uscito il 12 ottobre del 2017, quindi proprio 5 anni fa, ed era la mia storia. Io non pensavo di scrivere un libro, c'è stato un editore che mi ha chiesto di scriverlo, perché diciamo, nella vita ho fatto vari lavori, a un certo punto ho lavorato in un'azienda, ho scoperto che il capo, il presidente, rubava soldi pubblici, l'ho denunciato. Da lì praticamente, beh, lui è finito questo processo, è stato costretto a dimettersi e così via. C'era in ballo l'approvazione della prima legge italiana a favore dei whistleblower, le persone che denunciano, no, fatti illeciti di cui si è venuta conoscenza sul luogo di lavoro. Questa legge era impantanata al Senato, la legislatura stava finendo, se fosse finita senza approvazione della legge, tutto il lavoro fatto, l'approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati, sarebbe stata buttata a macero, praticamente era completamente inutile. Quindi a me hanno chiesto, ti va di fare un po' di testimone, ma possiamo usare la tua storia come storytelling per sostenere l'approvazione della legge?
perché ha tutti gli ingredienti giusti. E quindi praticamente varie persone mi hanno detto, insomma, che personaggi... Anche perché è stata una grande azienda pubblica con un grande buco che era stato scovato ed è stata una cosa che ha riempito le cronache dei quotidiani. Ma lì c'è stata Mirella Gabanelli, che ha fatto un servizio report per dire mia... vabbè, la storia ampia. Quindi è stato un editore e mi ha detto, facciamo un instant book. Quindi un libro che nelle sue intenzioni, nell'idea, durerà 3 mesi, giusto il tempo di far approvare la legge, la spingiamo, facciamo una battaglia, più un lavoro da attivista. Quindi ho scritto questo libro, a me piace molto leggere. Scrivere, sì, mi piace, è faticosissimo, però mi sono messo, e alla fine questo libro è stato pubblicato, tra l'altro, con pochissimi interventi dell'editor, tant'è vero che per fortuna c'è una nuova versione. E è andato benissimo, cioè ha venduto parecchio. Per cui che è successo? Che poi, vabbè, l'abbiamo presentato al Senato, da lì la legge è stata approvata, il giudice Tantone insomma, mi ha portato spesso, ho fatto insomma, con Anac anche degli incontri assieme, ha detto che la mia storia è servita a far approvare, quindi c'è stata questa cosa qua. Da quel libro che era per adulti è nata la versione per ragazzi. Per caso, perché mi invitavano le scuole e mi dicevano che peccato che tu non abbia, che questa storia non sia in un libro per ragazzi, perché no, noi facciamo, non c'è, cittadinanza e costituzione, i percorsi di educazione alla legalità, ma noi parliamo sempre di, perché da Falcone e Borsellino, tutti gli eroi così dici sono morti. E sti ragazzi qua dicono, ma cavolo, comportarsi bene, finisci male, finisci stecchito. E fa, tu sei uno che, cioè l'ha fatta grossa, in senso positivo, hai denunciato il presidente, te ne sono capitate di ogni, ma sei in piedi e non solo, ma alla fine dici che bello che mi hanno fatto fuori, che mi sono così potuto inventare, no? E la tua storia positiva sarebbe bella in un libro per ragazzi. E per caso, pensa fortunato del racconto, perché ero con un libraio in questa scuola, nella scuola media, quindi col libro per adulti, quindi nessuno lo prendeva, nessuno leggeva questo libro, quindi io facevo la testimonianza, vado dal libraio, grande signori a Verona, Jolly, e entriamo lì, c'è la rappresentante della D'Agostini con Zenna, il direttore commerciale, e il libraio dice, guarda, ti suggerisco un libro che se lo faceste venderebbe, te lo dico da libraio, fate la versione per ragazzi del disobbediente per adulti. Questo ha ascoltato, qualche giorno io ho scritto il numero di telefono, ma chiamato, fa sì, facciamo. L'ho fatto, ho avuto 8 ristampe, migliaia di copie vendute. Vedete che fa il casino, fa no. Che ti cambia la vita. Per cui da lì sono nati gli altri libri. Fate buone azioni che poi le situazioni gira giusta. Cioè, quindi da lì sono nati della costruzione così e siamo arrivati qua, adesso un lungo percorso per dire come siamo arrivati qua. Quindi avevo ragione quando dicevo che sono delle scelte etiche fondamentali, quindi le storie, le stelle vive prima di raccontarle. Sì, e quindi diciamo, stavo lavorando di un altro libro per il quale l'editore mi aveva fatto già il contratto, quando per caso un giorno apro il Corriere della Sera, cronaca milanese, e inciampo sulla storia di Daniel Zaccaro. Vedo una fotografia di un giovane con una corona d'alloro in testa abbracciando una donna e mi guardo il Corriere, cioè veramente come, no, adesso peggio un giornale locale, anche cosa c'entra sul Corriere la notizia di uno che si laurea, ma che ha di speciale? Che c'è di straordinario per meritare di finire una pagina? Leggo le prime righe e capisco qualcosa di straordinario, cioè, perché quella donna che abbracciava quel ragazzo non era la madre, come io pensavo, ma era il giudice, il magistrato, che qualche anno prima aveva chiesto delle pene pesantissime per quel ragazzo, perché quel ragazzo era un rapinatore, oltre che un picchiatore, un ladro, un delinquente, un criminale, che si era fatto anche della galera. E cavolo, il giudice, il giorno del ladro, oh, interessante sta roba, c'è una stuzzicato, poi leggo che era un bullo, che era violento, risse, baby gang, ma io questo giorno lo voglio incontrare, ci voglio parlare. E questa curiosità forse deriva anche da alcuni aspetti anche miei biografici, ve ne dico due. Uno, alle medie io sono stato bullizzato, che vedo scuola, Dani era un bullo, quindi per me è incontrare anche quel fantasma, no? Quel mostro che in qualche modo ha tormentato la mia esistenza in terza media e che non ho mai voluto affrontare perché io dal mio bullo sono sempre scappato da Vigliacco. E quindi alla fine nella vita... Come? Correggevi Vigliacco in sopravvivenza. Sopravvivenza, sì, però a volte invece bisogna anche avere, no, essere capaci anche di... Oggi forse a me piccolo darei dei consigli diversi. Io cambiato scuola, non ero in grado, è andata così. Però ecco, non ho mai poi risolto, non ho mai fatto i conti con quell'aspetto lì.
forse è arrivato il momento di fare i conti. Anche poi i bulli non sono solo tra i ragazzi, sono anche tra gli adulti. Cioè il mio ex capo dell'azienda dove lavoravo, che ho denunciato, anche lui era un bullo. Poi cioè, possono essere anche ministri bulli, capi di Stato, non ancora fare nomi, cioè, insomma, mi è venuta una marea. Bulli, super bulli. Se non si contrasta, i bulli crescono. Crescono, sì, chiaro. E quindi che succede? Poi non solo, io sono stato ufficiale dei carabinieri, in una delle mie vite passate, sotto per 10 anni nell'arma, mi sono congelato col grado di capitano, quindi per un ex capitano dei carabinieri, puoi raccontare la storia di un ex criminale, insomma, è stuzzicante questa, è mettersi nei panni proprio di qualcuno completamente diverso da te. Quindi io mi sono messo in contatto con Don Claudio Burgio, il cappellano del carcere, e dico, io voglio incontrare questo giovane. E sotto l'appuntamento, in una libreria, con già l'idea, dico, ma io da questo coso, da questa storia vorrei cavarci un libro, cioè scrivere, cioè non so, mi incuriosisce, cioè, però dico, figurati se questa idea non è già venuta da qualcun altro, magari era il giornalista che ha scritto il pezzo, cioè non è che solamente a me vengono queste idee brillanti, no? Vado all'appuntamento e dico a Daniel, ci studiamo un pochino, ci allusiamo, e dico, ma a me mi sarebbe raccontare la tua storia, e lui subito mette di sì, ed è nata così. Cioè io ho fatto un patto con lui, dico, però senti, io non faccio Santini, cioè io scrivo con schiettezza e anche quelle pagine che forse tu vorresti strappare della tua vita, per esempio il papà che picchiava la mamma, papà che ha picchiato la sorella e le ha fratturato una vertebra, e papà che era salutante e lo insultava, cioè toccare questi aspetti dolorosi, e lui alla fine mi ha detto, no guarda, io ci sto, perché quando ero in carcere mi hanno salvato i libri, leggevo le storie degli altri, le vite degli altri, le biografie, le autobiografie, e le vite degli altri mi hanno aiutato a decifrare la mia. Avevo una gran confusione dentro di me, non sapevo dare un nome alle cose che si agitavano dentro di me, un nome alle emozioni, a raccontare. C'è un tema grosso delle parole in questa storia, è pazzesco. E quindi così è nato questo libro. E io ho intervistato tutti, sono entrato nella sua storia, ho intervistato la madre, ho intervistato le ex fidanzate, il cappellano, il brigadiere, gli agenti della penitenziaria, gli ex compagni di scuola, ho trovato un suo ex compagno che spacciava, che mi raccontava di quando portava il fumo a scuola e che voleva avviare anche danni dello spaccio, ho incontrato tutti, e sono entrato davvero dentro questa storia che mi ha preso le viscere, me le ha proprio strette. Io facevo leggere sempre a Daniel, l'ho intervistato un sacco di volte. Tra l'altro poi lui inizialmente si difendeva su alcuni aspetti, per esempio, mi diceva, quando gli ho detto, Daniel, devo parlare con tua madre. No, mia madre no. Ma dico, come? Cioè, no, ma lei non vuole. Vabbè, fammelo dire da lei. No, non vuole. Dai, dammi il numero di telefono, poi parlo io. Cioè, poi sua madre mi ha parlato un intero pomeriggio. E dico, Daniel, ma cioè, era tua madre che non voleva che parlassi con lei, eri tu. Quindi, no. E lui poi gli facevo leggere mano a mano i capitoli, le bozze, ed era un lavoro come quando, non so, per fare un paragone, quando si va dall'oculista che ti mette le lenti, dici vedi meglio così, meglio con quest'altra, è più a fuoco così, e dico Daniel, ho descritto bene quello che hai vissuto, ho messo, ti riconosci? E quando lui mi diceva sì, oppure mi diceva no, forse qua no, c'è più una punta di no, di 8 anni rispetto al passo, più o meno, è stato un lavoro bellissimo. Ti ha mai mentito apertamente? No, non lui non hai mai peccato a mentirti? No, mentirmi no. Su questo sono sicuro, perché me le ha raccontate di ancora più grosse, quindi che insomma. Il libro è uscito quest'anno? È uscito a gennaio. È uscito a gennaio, a 10 mesi di distanza. Sì. Ma hai ancora un buon rapporto con Daniel? Stamattina eravamo assieme in una scuola. Sì, andiamo spesso nelle scuole anche assieme. E lui adesso, perché non sanno che cosa fa Daniel oggi, appunto Daniel, il rapinatore, l'ex rapinatore, dopo anni, si è fatto anni di carcere, più di 3 anni di carcere, 7 di comunità, cioè, insomma, Daniel aveva abbandonato la scuola, non voleva saperne di libri, non voleva saperne di nulla, si è laureato, fa l'educatore oggi. Poi c'è un passaggio grosso, perché lui era considerato un ragazzo perduto e recuperabile. Pensate che nemmeno in carcere lo volevano. Quando era a Milano, a Beccaria, a un certo punto, proprio per a scopo punitivo, l'hanno trasferito prima al carcere di Bologna, poi a Bari, poi a Catania,
allontanandolo e essere trasferiti per un ragazzino, poi era minorile, è pesante, perché tua mamma non la vedi due volte a settimana o una o due volte a settimana, no, quando c'è sole visite, perché tua mamma, che tra l'altro vive da sola perché tuo padre e tua madre sono separati e tua madre vive con 1.100 euro al mese, non può pagarsi il biglietto aereo per venire a Catania due settimane o a Bari. Quindi è chiaro, quando era là per sei mesi la madre non la vedeva, per quattro mesi, quindi per lui era, quella è la punizione, ti allontano, ma non solo, ti metti in un contesto in cui non sei più tu il capetto, perché sei a Milano, chi a Milano ha fatto una rapina in banca, come ha fatto lui, più di una rapina in banca, è, occupa già un livello alto della gerarchia criminale. Se vai a Catania c'è il mafiosetto, il figlio del boss magari, e quindi tu sei sotto. No, c'è anche questo aspetto. No, io il libro l'ho letto in realtà mesi fa e infatti sto cercando di recuperare adesso le parti perché si è improvvisata la cosa e mi mancavano dei pezzi. Ma io, se non ricordo male, ci sono diversi passaggi in cui tu dicevi e sottolineavi l'esigenza di Daniel, inconsapevole di stesso all'inizio, di aver bisogno di essere ascoltato senza essere giudicato, cioè l'ascolto senza giudizio. E siamo d'accordo che per nelle relazioni con gli adolescenti l'ascolto senza giudizio è la garanzia di una continuità di rapporto. Però alla fine tutto ciò che riguarda le storie che tu racconti ha a che fare con la legge, che si attua in funzione di un giudizio. Cioè, io ti giudico, c'è un giudice che giudica, il magistrato o il magistrato giudica, e solo quel giudizio espresso ti consente in realtà di strutturare la situazione. Come si conciliano questi due aspetti nella vita di una, per come li hai visti tu e per come li hai vissuti tu? C'è la necessità di essere accolti per come si è, ascoltati senza giudizio, ma contemporaneamente di dover essere giudicati perché ci sia quell'atto riparativo a livello sociale che è indispensabile per il reinserimento. E allora, sono tanti temi qui che potremmo adesso un po' sciogliere. È chiaro che beh, giustizia e misericordia devono avere anche a braccetto. Il problema grosso per molti giovani è che delle regole guardano solo un aspetto, la sanzione, non il senso. Per cui io quando parlo con i ragazzi a scuola, cioè, ricordo sempre che cioè, anche per giocare a calcio servono le regole. Se non ci fossero le regole a calcio non ti divertiresti, perché vincerebbe il più forte fisicamente. Cioè, il risultato della partita sarebbe già dato all'inizio, basta capire chi gioca in squadra. La squadra con i Marcantoni ha vinto. Invece per rendere incerto il gioco, quindi divertente, metti la tua abilità, osservo le regole, ma anche in cucina. Le regole in cucina si chiamano ricette. Non è che vuoi fare di testa tua, mettere quantità di farina che vuoi, in forno quanto vuoi, cioè servono. Quindi dico, non è che le regole devi guardarle in vista dello scopo. Qual è lo scopo? Qual è l'obiettivo? Invece uno guarda, no, devo fare i compiti, tramite l'insegnante mi mette la nota, mette cose. Quindi c'è questo aspetto, per dire anche del giudizio, che per dire Daniel lo soffriva, questo aspetto ad esempio normativo. Daniel è uno che è stato in varie comunità, come misura anche alternativa in carcere, come misura di messa alla prova, e lui è sempre scappato da tutte le comunità normative. Cioè, nel libro lo racconto, perché quando andò nella prima comunità normativa, quando la prima comunità ha fatto, questo regolamento, articolo numero uno, io l'ho riportato, perché tra l'altro il regolamento di questa comunità è anche in internet, uno va a vedere questa cosa, articolo numero uno, articolo numero due, articolo numero tre, dammi qua, firmo, cioè, due giorni dopo è scappato da tutte le comunità che chiudevano a chiave le porte, quelle con il cancello chiuso, quelle con un lucchetto sulla porta della cucina, perché bisogna educare i ragazzi che si entra in cucina soltanto gli orari di pasta, invece Dani, quando è finito la comunità Kairos di Don Claudio Burgio, che è una comunità che non ha lucchetti e serrature, che ha i cancelli aperti anche la notte, non è mai scappato. Daniel ha vissuto male il rapporto con la giustizia inizialmente, no? Per dire, lui odiava la giudice, mentre la Fiorillo, quella che poi se andate in internet vedete questa foto, no, del giudice che la abbraccia, lui la odiava perché appunto anche lì nella giustizia vedeva un aspetto. Invece oggi se parlate con Daniel dice guarda che sembra strano ma benedetto il carcere, minorile, poi lui ha avuto la fortuna di essere arrestato due giorni prima del 18° compleanno, se l'avessero arrestato no, dopo perché lui aveva architettato
una rapina che doveva fare il giorno del suo compleanno, il 18° compleanno. Dico, cavolo, per fortuna che fare stato 2 giorni prima, altrimenti saresti finito a San Vittore. E lì tutto, no, tutte certe condizioni non avresti mai trovate. Sei uscito con una laurea in fotografia. Sì, 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 no, ha avuto anche la fortuna. E quindi c'è questo aspetto. Io poi appunto ho fatto uscire i carabinieri e a me piace, infatti l'ho detto anche tanti miei ex colleghi che adesso sono colonnelli, e dico, guarda, io quando ero all'Accademia Militare di Modena ho fatto un sacco di corsi completamente inutili in cui mandavano, non so, tipo 2 settimane a fare, non so, alla scuola di artiglieria da Bracciano a sparare con gli FH-70. Ma cosa importa un ufficiale dei carabinieri, una cosa così? Oppure tutte una serie di corsi inutili, tipo, cavoli, dico, a qualcuno che adesso si occupa del comando generale di addestramento, formazione, un allievo ufficiale dei carabinieri lo devi mandare in comunità, con i ragazzi, magari nel Burgio, cresce nell'umanità, nel capire chi c'è dietro, la storia, il contesto sociale per il quale matura un certo delitto, un certo, oppure no, è lì, ma... Che cosa, a quale aspetto di Dani ti sei affezionato di più? Il fatto, alla sua fame, perché Dani è un ragazzo curioso, ha fame di vita. Cioè, è uno che vuole, anche recuperare il tempo che ha perso. Faccio un esempio: quando lui era in carcere, a un certo punto ha incontrato. Allora, lui è cambiato. Riprendo una frase che mi ha detto lui il primo giorno in cui l'ho incontrato, che poi io ho scritto anche nel libro da qualche parte. Io ho detto: ma Dani, quant'è che è scattato? Cos'è che è scattato? Quant'è che sei cambiato? Quant'è che è iniziato il cammino? E lui mi ha detto, la prima volta che ho incontrato degli adulti, quando ho incontrato degli adulti credibili, ho usato questo aggettivo, adulti credibili, degli adulti che hanno meritato il mio rispetto. E dico, e chi sono questi adulti credibili che hanno meritato il rispetto? Oh, faccio 3 esempi. Il primo è uno che nessuno sapeterebbe, cioè una guardia, come li chiamano i ragazzi di carcere, cioè un brigadiere anziano della penitenziaria. Cioè, dovete vedere Antonino Stara, che al Beccaria faceva lavorare i ragazzi. Su questa figura vorrei soffermarmi perché è importantissimo, fa riflettere molto noi adulti. Perché Stara, ad esempio, si era inventato un servizio della MOF, manutenzione ordinaria fabbricati, al minorile, dove non esiste. Un giorno aveva intercettato vicino alla macchina del caffè un discorso tra il direttore del carcere e alcuni collaboratori, discutevano su un bando di gara per l'affidamento di lavori di punteggiatura di alcuni locali del carcere. E Stara, questo brigadiere, dice: ma direttore, ma scusi, ma se invece di affidare i lavori a un'ente esterna le facessimo noi, può comprare un po' di latte, no? di pittura, idropittura, un po' di rulli, dei pennelli, ci penso io a far lavorare i ragazzi. E il direttore l'ha fatto. Poi ovviamente i colleghi, immaginate, no? Quelli che dicevano, cioè, tra l'altro Stara poteva starsi in divisa, fare le sue ore in ufficio, fare i turni per gli altri, erano più anziani. E invece no, lui si metteva, oppure quelli dicevano, e se un ragazzo cade dalla scala e si sloga o si rompe una gamba, chi è responsabile? Ma sapete che c'è poi qua subito da noi la sicurezza. Dici che era anche stato gli altri. No, che è pazzesco. Però è interessantissima questa cosa qua, perché lui è l'uomo credibile, così come ha trovato poi, non so, questo insegnante di lettere, dico quel discorso là, la fame di Daniel, un'altra figura credibile, beh, Don Claudio Burgio, il prete, che lo educa alla responsabilità, e come anch'io gli ho chiesto, ma com'è che si fa educare un ragazzo alla responsabilità? Lui dice, scusa, danno responsabilità. Non è che aspetti, perché a volte uno, no, questo ragazzo non ha tutte le condizioni per poter non meritare di ricevere responsabilità. Capito? Allora come lo fai a educare? Cioè, nel senso, è impossibile. È chiaro che tu devi dare responsabilità, che cosa significa? Devi fidarti anche se non c'è tutte le condizioni, altrimenti non si educa la responsabilità, cioè è evidente. Cioè, e l'altra figura fondamentale è la prof, la Fiorella, figura meravigliosa, una signora che ha più di 30 anni, e io quando l'ho incontrata ho detto, lei era un insegnante, io sono insegnante, no, cioè, l'hai vista così, sono insegnante, scusa, cioè, è proprio una vocazione per lei, ed aveva un fuoco dentro, tant'è vero che poi faceva volontariato in carcere tutti i sabati, e
lei ha fatto appassionare Daniel ai libri anche, lo faceva leggere, e Daniel mi racconta che era, rimaneva colpito, tipo questa prosesa che sapeva a memoria l'inferno di Dante, le poesie di Leopardi, parlava di libri, di storie, e Daniel no, rimaneva incantato dalle storie, tant'è vero che quando lui poi entrò in comunità, cioè il sabato pomeriggio andava a casa di Fiorella a studiare, a leggere insieme l'inferno di Dante. Cioè, e Daniel era preso dalla passione di Fiorella, questo è importante, no? L'insegnante, cosa deve fare? Cioè, essere appassionato, deve, cioè se non hai la passione è impossibile che i ragazzi ce l'abbiano la passione. Come quando adesso, con tutto rispetto, noi possiamo dircelo, visto che anche tu vai un sacco dalle scuole, a volte mi capita che qualche gente dice, ah ma come facciamo a far leggere i ragazzi non leggono, e vorrei dire, tu leggi? Ecco, perché tanti senti non leggono. È un portone aperto, perché magari un insegnante dice, vabbè, ho letto, no, 40 anni fa, 30 anni fa, ancora, capì, ma tu oggi ti piace leggere? No, guarda, ma che sono un po' come prima di Amazzoni, perché è l'unico libro decente, ma è l'ultimo che ho letto. Ma sì, chiaro, no, è chiaro, sì, per cui... Non c'è accadere, perché io poi ci litigo sempre, poi non mi invitano più, ovviamente, se mi riceve radio, perché dico, ma scusa, cioè... I ragazzi, alle antennine, vuoi capire che io capivo tutto, secondo me ragazzi, tu li insegni lo pesi così, poi uno diventa tutto non si ricorda più. Ma ti ricordi ragazzi? Io così capivo subito l'insegnante. 3 secondi lo squadravo. E sapevo dove, con chi potevo permettermi certe cose e con chi non potevo permettermi. Chi era preparato, di chi potevo fidarmi e di chi non potevo fidarmi. Subito! Adesso ti sfido il microfono perché c'è l'intervento la seconda parte con il dibattito organizzato, giusto? Chi gestisce il dibattito? Sempre lei. Adesso lo so, non so che dibattito gestire, dibatteremo di qualcosa fuori di dubbio assolutamente. Ma posso chiudere su questo libro che poi terremo come filo conduttore dicendo, è vero che se io dico tutti siamo redimibili perché tutti abbiamo un lupo che ci urla dentro? Cioè siamo tutti un po' lupo dentro? In realtà. Allora. Cioè, ogni volta che tu dipingi il cattivo, non può essere perché tu sei cattivo, dentro, profondamente dentro, domato, ben orientato, ma tu sei cattivo, vero? Ma ciascuno di noi, cioè, siamo uomini, siamo umani, quindi cioè è chiaro che dentro ciascuno di noi ha. C'è un vecchio apoftegma dei padri del deserto, una vecchia storia, no, dei padri del deserto che raccontano che dentro il nostro cuore sono due bestie. E qual è quella che prevale? Quella che nutri di più. Quindi è chiaro che se tu nutri la bestia cattiva, diventi Danny l'ordinatore. Se tu quella la fai un po' di morire di fame, cioè Dannino, e nutri quella buona, diventi Danny l'educatore. Sì, perché fai cioè, il tuo lavoro, e l'uno e l'altro. È in perfetto equilibrio, e la giusta dose cattiveria e di crudeltà è quella che ti puoi schierare dalla parte della richiesta di un diritto da far valere. Esatto, da far valere, perché cioè, anche la rabbia, anche la rabbia, cioè io stesso, cioè, come Dani era un ragazzo carico di rabbia, chi che non ce l'ha, anch'io ce l'ho, però l'importante è che magari quella rabbia, che è energia, tu la possa canalare una battaglia giusta, per esempio. Per concludere, una cosa davvero importante, visto a proposito, la solidarietà dice chiaramente che no, non esiste un copione già scritto e siamo liberi no, di scegliere di cambiare il finale, non esiste neanche un determinismo, perché alcuni dicono, beh, Daniel è cresciuto in una certa famiglia, in un certo contesto, non è vero, anche lì c'è sua sorella che dimostra che questa cosa non è vera, è una bravissima ragazza, è sempre stata una bravissima ragazza, non ha avuto rapine, quello che è donna, quindi di solito i reati li fanno gli uomini, in carcere il 95% su maschi. Ecco, diciamoci anche questa cosa qua. Però, diciamo... Ma neanche... No, esatto, però... Esatto, poteva benissimo fare anche altro ed essere... E la cosa bella di Daniel, poi... c'è diciamo, una riflessione che mi piace fare, così un po' a conclusione di questa prima parte dell'incontro, la prendo dalle parole della psicologa di Daniel, dalle parole che ha scritto in un bigliettino che ha consegnato il giorno della laurea. Un'ultima cosa, Daniel, so che sei stato e sei ancora un esempio per molti, anche per me lo sei, ma cerca di non incollarti addosso questo ruolo. La verità è che potrai sbagliare ancora, anche se magari in modo diverso. Potrai restare deluso da te stesso e gli altri potranno criticarti, ma tu resta fedele a quel bambino che è cresciuto dentro di te e che hai imparato a proteggere.
ogni tanto guardati indietro e ricordati che sei umano, non perfetto. Quindi questo per me è un insegnamento che vale per tutti, per me in primis, me lo sento sempre, no? Quindi di fuggire dall'idea del perfezionismo. Viviamo purtroppo in una società malata di performance, in cui ci chiedono sempre numeri per misurare il nostro valore, eccetera, in cui il fallimento non è contemplato. Sei fallito, sei finito. Balle, anche un fallimento può essere la nostra più grande fortuna. E anzi, forse è nel fallimento che uno può scoprire delle risorse che nemmeno sapeva di avere. Daniel, quando ha toccato il fondo, ha saputo spingersi per tornare a galla. Quindi. Una storia che io caldamente vi consiglio di leggere. Di fronte a una persona che ha avuto una vita, posso anche dire, ha avuto anche un momento in cui non ho capito bene, però tu hai vissuto a contatto con i gesuiti, è vero? Sì, cioè, i gesuiti che si da dentro, come sono? Perché i gesuiti hanno quella reputazione di gente che si tira su delle scuole dove l'addestramento è spartano. I gesuiti che hanno una reputazione altalenante, raccontaci i gesuiti da dentro. Prima dei gesuiti ho fatto anche un'altra cosa, comunque quella te la racconto è quella. Sì, io ho lasciato l'arma dei carabinieri per fare questa esperienza 4 anni sotto i gesuiti. Tra l'altro ho noviziato e ho studiato filosofia, forse baccalaureato con loro. E per me è stata un'esperienza molto ricca perché posso dire, un aspetto che apprezzo dei gesuiti è l'inculturazione, la capacità di anche entrare dalla finestra dell'altro per farlo uscire dalla tua porta. Cioè anche certe figure, no? Pensiamo a Matteo Ricci, alcuni famosi, no, gesuiti, cioè hanno delle storie che sono veramente da film, in cui e poi con la preparazione, il motivo per cui ho deciso di fare un cammino con loro è il fatto che è un ordine colto. Sant'Ignazio di Loyola, i primi compagni, è andato a sceglierli alla Sorbona di Parigi nel 1500. Cioè non è che prendi uno perché è un buon uomo, cioè per fare certe cose bisogna di gente anche con degli strumenti, di mandarli, no, a fare, devono parlare le lingue, cioè domande in Cina di uno che conosce pure il matematico, cioè a volte prendevano un matematico per farlo, no, entrare alla corte imperiale cinese, magari mostrando gli orologi, lui rimaneva incantato, era un modo per creare ponti, cioè è un ordine che crea ponti. Io li avevo conosciuti anche attraverso un film, Mission, dell'86, Reducciones in Sud America, mi avevano affascinato, no, queste e quindi quello è il motivo per cui sono entrato e ho fatto tante esperienze ricche con loro. Sì. Genova e poi Padova. Ah beh, come si può essere stato. Questo ragazzo che in origine cosa combinato con il grosso insomma? Beh, lui, Daniel, allora, intanto è nato, cresciuto in una famiglia disfunzionale, papà. Giusto Quarto Giaro, periferia nord-ovest di Milano, un quartiere insomma chiamato un po' il Bronx di Milano, quartiere dormitorio, case popolari che hanno accolto negli anni ondate di immigrati, prima dal sud, poi dal Veneto, anche Friuli, Albania, Nord Africa, Est Europa. Mancanza di senso di comunità, mancanza di luoghi di aggregazione, mancanza di servizi, di spazi in cui si possa vivere, no, il quartiere, invece no, che usarlo solo per andarci a dormire. Boh. E i genitori di Daniel, immigrati dal sud, dalla Puglia, lavori precari, saltuari, la madre faceva le pulizie a casa di varie famiglie, così lavorava in nero, poi faceva lavorare alla cooperativa in un catering che distribuiva pasti aziendali. Papà faceva lo spazio a carrozza, poi ha litigato col proprietario, quindi non aveva più lavoro, trafficava, insomma, viveva un po' di espedienti. E papà violento, picchiava la madre, appunto, no? E svalutante verso Daniel, per cui no, gli diceva di ogni, non vale niente. Infatti il primo capitolo di questo libro si apre con la frase che forse più ha ferito Daniel e che rimane tuttora, no?
tu non vali niente, no? Spesso le parole fanno più male che le botte, ha scritto, no, quella ragazzina che si è buttata, si è suicidata a Varese. E da anni gli fu anche picchiato suo padre, a bastonate, addirittura il padre ha spezzato il manico di una scopa battendola sul figlio, però Dani dice sempre che quelle botte con la scopa sono state niente in confronto a tu non vali niente. Come canta Marrakesh nella canzone l'ultima, no, dubbi, i problemi troppo grossi non risolti sono rimasti dubbi, martellanti dubbi, e poi rimane, no, dentro di te una svalutazione, tu senti non valere niente. E quindi come faccio a dimostrare che valgo qualcosa? Se in positivo non valgo niente, allora valgo emergere nel male, e allora devo diventare chi? Il nuovo Renato Vallanzasca, devo diventare Totorina, devo diventare un delinquente, devo far paura perché in fondo io, no? No, devo mostrare superiore agli altri in qualche modo. E quindi lui ha fatto il bullo a scuola, rubava, faceva parte di baby gang, picchiava per fatti sconosciuti, era quella lì una forma di contatto. E quindi mi raccontava che a volte andava fuori e sfidava con lo sguardo delle persone perfetti sconosciuti e li prendeva a pugni se questi qua non abbassavano lo sguardo, oppure provocava quando vedeva una coppia, allora faceva complimenti pesanti alla donna per provocare il fidanzato, questo reagiva e lo menava, lo massacrava, cioè per dire. Poi ha marinato la scuola per fare una rapina in banca e poi ne ha fatta un'altra, comprarsi tutti i firmati. Poi c'è un altro aspetto importante che lui, di cui lui ha preso coscienza, consapevolezza, quando si è trovato in carcere e ha cominciato la psicoterapia, Daniel non aveva le parole. Daniel ha detto, io quando sono in carcere sono felice di confrontarmi con la psicologa, di cominciare a parlare con lei, però sai che, e me l'ha raccontato la psicologa queste cose qua, io poi ho le relazioni, pensa che per scrivere sul libro qua, ma non anche tutte le relazioni della psicologa, Daniel le ha autorizzato, quindi lui aveva una povertà lessicale pazzesca, non era in grado, no, tipo di descriversi, e ogni volta manca le parole, allora vorrei usare una canzone. E la cosa incredibile è che la psicologa ha detto, guarda, tu devi leggere, devi, ma leggere, fa schifo leggere, inizialmente era così, ma leggere cosa? Libri? Bah, libri, la scuola, tutto così. Ha detto, guarda Daniel, senza le parole ciò che rimane è la violenza. Infatti anche molta della violenza che vediamo oggi è anche legata all'impoverimento lessicale. Cioè le parole sono qualcosa, no, di strettamente legato anche all'uomo, adesso senza voler scomodare la Bibbia, ma una delle prime attività, no, il primo compito che Dio dà all'uomo è dare il nome delle cose. Se tu non sai più dare il nome alle cose, se le cose diventano sconosciute per te, cavolo, fai i passi, vai, metti neanche la bestia, perché la bestia è spesso migliore di noi, e quindi regredisci. Oppure anche dare un nome al male che è dentro di te, dare un nome all'angoscia, alla ferita che è dentro, questo è già un primo passo per la guarigione. Ancora una volta, nel Vangelo Gesù Cristo fa l'esorcismo, la prima cosa che dice per cacciare il demonio dentro, no, come ti chiami? Legione. Qual è il tuo nome? Legione. Devi dare il nome, cioè chiamalo per liberartene. E invece Daniel, infatti lui si è accorto che dopo aver letto i libri, dopo che ha imparato a dare nome alle cose, mi ha detto, oh, ma sai che la rabbia è cominciata a defluire come acqua sporca, che mi lasciava, io sentivo quest'acqua sporca, la mia rabbia andava via, mano a mano che il mio lessico diventava più ricco, mano a mano che io leggevo i libri e li capivo. Cioè, pazzesco. È pazzesco. Mi molto simpatico. Eh sì. Perché ti sta molto simpatico? Io con Dani l'ho riso pianto quando ho scritto questo libro, perché davvero si è messo in gioco. E poi è un ragazzo veramente considerato perduto da tutti, un ragazzo irrecuperabile. Pensate che la prima volta l'ho incontrato in una libreria a Milano, alla Feternelli, in Viale Pasubio, dove c'è anche un bistrò. Siamo messi lì, ho preso qualcosa da mangiare, da bere, parlavamo. Alla fine mi dice, no, ma tu come immagini, come vorresti fare il mio libro? Guarda, dico, non so, ti dico, vabbè, è un libro che è piaciuto, che raccontava la storia di uno che era combinato di ioni, insomma, che poi parla della verità. Cioè, l'avversario di Carrea, ho tirato fuori, e gliel'ho regalato. Dico, aspetta, lo cerco, ti regalo una copia. Sono andato in libreria e glielo, questo ti regalo questo libro, leggilo. Oh, dopo 2 giorni mi ha chiamato, oh, l'ho letto, ah, bellissimo, mi ha raccontato tutte le sue riflessioni, sto a parlare al telefono dell'avversario di Carrea.
no, dammi un altro, Galeggio, dammi un altro. Dico, dai, adesso ti do un altro. Delitto e castigo Dostoevsky. Se l'hai letto. Cioè, ma Daniel, cioè, uno che, cioè, non leggeva nulla. Cioè, per me questa è gioia. E la stessa cosa che io provo, io mi farei vedere dei messaggi, adesso non voglio dire, ma anche sul cellulare, farei vedere a volte di certi insegnanti che mi scrivono, il tuo libro, questo libro qua, oh, non sai chi l'ha letto, tipo, adesso siamo tra i, cioè, però non stanno registrando. Ma detto Tizio Caio, che Tizio Caio, sì. Tizio, sì, tipo un ragazzo di una scuola di Como, il bullo della scuola, che è tipo uno che va a scuola magari senza zaino, non gli frega niente di libri, tutto quanto, che è stato sgamato dall'insegnante di matematica che leggeva, era un bullo sotto il banco, e l'insegnante di matematica non ha detto, non gli ho detto niente, perché giusto mi sembrava una visione, se fosse apparsa la Madonna forse sarei rimasto meno stupita, perché dico, cavolo, lui ti ha, cioè, c'ha un libro, cioè l'ha lasciato così. E l'insegnante mi chiamava, forse l'ha conosciuto Cristina Ardelli, di Como, tu chiedi a Cristina Ardelli, poi mi fa, ma sei la mia collega di matematica, cosa succede? Ma tu dici, oddio, cioè, una roba incredibile, ma è incredibile, poi quando finì andrai, vedrai, è una cosa incredibile. Sotto là, tutti i ragazzini, no, le dediche, arriva questo qua che poi tra l'altro si vede lontano meglio, che era furbo della situazione, che però faceva andare avanti tutti quanti, ha capito, voleva parlarmi, no, senza nessuno, perché lo vedi, ma vai avanti tu, vai tu. È un lord inglese, cioè di solito sgomita i ragazzi, pugni un altro po', mangia. E quindi alla fine mi guarda e fa, il tuo sei il primo libro che ho letto, qua. Fa, ma la storia di Daniel è la mia storia. Io spero rapidi non incluse, però sono rimasto un pochino, no, così, dico, e mi ha chiesto, ma io un po' mi sono in contatto con Daniel, ho pigliato il numero di telefono, ci sono parlati. Questo ragazzo qua, cioè, è fantastico. Cioè, io voglio dire, solo per lui ne valsa la pena scrivere questo libro.